You used to call me on my. You used to. Yeah. Immagine Italia, la fiera ideata ed organizzata dalla Camera di Commercio di Pistoia alla Fortezza d'Abasso di Firenze dal 6 all'8 febbraio. Eccomi qua con Barbara Cocci della Camera di Commercio di Pistoia. Ciao Barbara. Non edizione di questa fiera Immagine Italia, fortemente voluto proprio dalla Camera di Commercio. Quindi quali sono le novità quest'anno, oppure non ci sono novità perché formula vecchia e vincente non si cambia? Le novità ci sono sempre, perché dobbiamo rinnovarci, quindi si parla di un mondo di moda sempre in evoluzione, quindi sempre più in linea con quelle che poi sono le esigenze del consumatore. Abbiamo un incremento intanto della partecipazione delle aziende che pur avendo un spazio espositivo più ridotto, quindi un numero di metri quadri inferiore rispetto alla scorsa edizione, abbiamo invece una partecipazione più massiccia. Questo significa che l'impresa ci vuole essere, anche se con minor entità, quindi metri quadri eccetera, però non perde l'occasione. È un riconoscimento per la fiera importante, perché sta conquistando sempre posizionamenti più elevati nel mercato fieristico internazionale. Ricordiamo che Immagine Italia è la prima fiera di settore per quanto riguarda l'intimo lingerie in Italia ed è sicuramente ai vertici delle prime fiere internazionali, naturalmente dopo il Salone di Parigi, che ci ispira e che comunque ci fa da icona, ecco. Altre novità, abbiamo un turnover interessante, quindi ci sono delle aziende nuove, il 30% sui 247 brand è straniero, quindi un riconoscimento che il mercato italiano, quindi la produzione del mercato italiano, ma anche la PIL, no, di avere in un negozio all'estero materia prima italiana e progettualità, quindi creazione italiana, è ancora veramente la formula vincente per uscire dalla nostra crisi economica. Piattaforma veramente importantissima per i brand, per lanciare i propri progetti, per affermare la propria identità. Sì, la formula fiera va ancora forte, quindi è un concentrato di incontri. Secondo noi un'impresa che investe una somma e si concentra in 3 giorni veramente ha a disposizione un mondo, una platea che non potrebbe raggiungere con lo stesso tipo di investimento. In questa edizione del 2016 sono presenti circa 250 brands, fra i più prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale. Di questi il 30% non sono italiani e provengono da Francia, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Svizzera, Polonia, Lettonia, Brasile e Olanda. Romanticherie, capi sartoriali unici, usciti da un laboratorio che ha ancora il gusto per il lavoro artigianale di grandissima qualità. I capi sono ideati e creati ad uno, cuciti da mani esperte, diventano pezzi esclusivi e preziosi. Romanticherie, la cura del dettaglio. Buongiorno, sono Cristina Novatti, sleepwear designer, come mi piace definirmi oggi. Ho studiato questa linea di prodotto fatta in Italia nella mia azienda, che ha come punto forza i motivi di tessuti classici. Quindi abbiamo lo chevron e la riga pari, nella flanella lo chevron e la riga pari il popelin, sono motivi classici che ho reinterpretato per renderli estremamente accattivanti grazie ai giochi di colore e moderni grazie a dei piccoli dettagli in contrasto, il ricamo, che rinfrescano e rendono molto interessante e gradevole un prodotto che nasce dall'idea appunto di reinterpretare il pigiama classico, il pigiama per eccellenza. Un altro concetto molto importante che mi interessa veicolare con questo prodotto è quello di proporre per la donna il classico pigiama da uomo. Quindi il pigiama è esattamente lo stesso, cambia la bottonatura, i colori sono molto adatti sia alla donna che all'uomo, si cambiano i dettagli e con lo stesso modello si propone un articolo che piace sia all'uomo che alla donna ed è sviluppato anche in serie limitata per il bambino.
Il prodotto, ripeto, è fatto in Italia, da me sono fatti anche gli accostamenti colori, il disegno dei tessuti e i toni dei colori e gli abbinamenti sono tutti realizzati e studiati da noi apposta per questa collezione che voglio vendere solo in punti vendita di un certo tipo come accessorio per l'abbigliamento o anche soprattutto nei punti vendita dove si vende l'intimo come prodotto di nicchia che venga apprezzato appunto per il suo contenuto stilistico che si esprime con l'uso dei colori appunto. La nostra azienda ha sede a Varese, dal 74 è specializzata nella produzione di pigiami da uomo e appunto da qua nasce l'idea di partire dal capo da uomo e declinarlo per la donna. Produciamo solo capi fatti in Italia appunto perché facciamo della nostra struttura la forza e la capacità sia di sviluppare i tessuti che di avere poi durante il processo produttivo un controllo su tutta la filiera e su tutti i passaggi di produzione assicurando di consegnare ai clienti e al consumatore un prodotto che ha le caratteristiche che noi vogliamo dare delle caratteristiche di qualità che non sarebbero altrimenti raggiungibili commercializzando un prodotto fatto altrove o da altre aziende. Protagonista come sempre l'appuntamento fashion quotidiano con le sfilate moda. Sulle passerelle sfileranno capi ed accessori intimo lingerie. Degli artisti, un locale aperto nel 1910. Caffetteria, colazioni, pranzi, degustazioni e cene solo su prenotazione. Il Caffè degli Artisti è una rinomata enoteca con vini di prestigio. Qui potete trovare Sassicaia, Ornellaia, Guardaltasso e bottiglie rare ed introvabili. Il Caffè degli Artisti propone prodotti tipici ed artigianali. Potete trovare il cioccolato slitti ed i confetti a marischia, selezione di salumi, salse, condimenti e gelé di frutta. Andrea Senesi vi aspetta al Caffè degli Artisti, unico nel suo genere. A Riparbella, nell'entroterra della costa etrusca, a 10 km dal mare di Cecina, abbiamo scoperto Borgo Ferciaione, un agriturismo elegante immerso nel verde.
Borgo Felciaione è più un resort che un agriturismo, indicato per le famiglie e per tutti coloro che amano una vacanza all'insegna del comfort elegante. Oltre 50 appartamenti arredati con gusto e dotati di ogni comfort per chi ama una vacanza all'insegna del relax e del contatto con la natura. Bella la zona piscine con angolo idromassaggio e la caratteristica cascatella adiacente al bar, ristorante con piatti tipici e takeaway.